Idea Web con Ferruccio Fazio, sindaco di Garessio, di fronte al Ponte Generale d'Asso, oggetto in questi giorni del processo di demolizione. Sindaco, innanzitutto come stanno andando queste operazioni? Ma sono andate tutto sommato abbastanza celermente, sono stati prima rimossi tutti i sottoservizi e poi le gru adesso stanno procedendo allo smontaggio di fatto del ponte, preservando anche alcuni manufatti di pregio che erano nel ponte stesso. Si tratta comunque di un'opera che siete riusciti a mettere in atto in pochissimo tempo. Beh, siamo andati di corsa perché abbiamo anche pensato, se arriva ancora un'ondata di piena cosa succede? Quindi era meglio toglierlo di mezzo prima che finisse il momento delle piene che dura tutti da novembre. Come sono state le reazioni della popolazione all'abbattimento? A dire la verità ce l'hanno chiesto, soprattutto i commercianti del ponte, ma molti altri ce l'hanno chiesto, mentre fino a un anno o due fa c'era ancora dei dubbi, la gente era ancora divisa dopo quest'ultima piena e la gente si è convinta che era necessario abbattere la diga che portava l'acqua nel paese. In alternativa al ponte è prevista qualche installazione alternativa? Adesso verrà innanzitutto sostituito con un ponte a cappata unica più alto di cui faremo il progetto, probabilmente, anzi sicuramente pedonale, il quale non avrà i problemi di questo, che è un ponte basso e che quindi fungeva da diga. Nel frattempo metteremo una passerella, cercando di metterla prima possibile in modo da ripristinare i collegamenti pedonali tra le due rive. E più in generale sono previste anche altre opere per prevenire nuove forme di eventi alluvionali? Beh, sicuramente come vedete stiamo dragando il fiume in parecchi punti, è previsto l'abbattimento anche del ponte della statale 582 che fa da diga e crea degli allagamenti nella ditta Uve Pharma dove ha fatto gravissimi danni e più in generale stiamo pensando a un riassetto complessivo di tutta idrogeologico di tutta la Valtana. E soddisfatto di come è andata a finire questa faccenda? Beh, soddisfatto no, perché diciamo che il paese è stato invaso e per l'ennesima volta siamo stati alluvionati, siamo stati sott'acqua. Stiamo cercando di reagire al meglio. Grazie mille.